Buongiorno! Ciao! Ciao! Questa è la situazione in cui vorrei stare per tutta la vita, così. Sono fetenti abbastanza. Vabbè, comunque oggi prepariamo un dolce insieme a loro. Prepareremo la crostata al limone meringata. Siamo partiti dal video di The Sweet Man di Ginio e poi l'hanno cambiato un poco. La nostra versione. Perché voi non volete faticare, volete fare sempre cose più veloci. Per la frolla, 250 g di farina 00, 75 g di zucchero a velo, 125 g di burro in cui ho grattugiato la buccia di limone, perché quelli il burro amplifica i sapori come il sale, un uovo e un pizzico di sale. Per la crema, 340 g di latte, da ieri ho messo in infusione le bucce di limone, 80 g di tuorli che sono più o meno tra 4 e 5, 60 g di zucchero semolato, 30 g di amido di mais, un pizzico di sale. Per la meringa, 100 g di albume pastorizzato e 200 g di zucchero semolato. Faremo la meringa a crudo, in realtà questa vuole la meringa cotta. Vi lascio il procedimento e gli ingredienti per farla pure cotta. Tra l'altro della meringa cotta ci abbiamo pure già un video che abbiamo fatto, vi lascio il link. Impastiamo la frolla, mettiamo burro. Eugenia, procedi. Mi piace questa cosa. Aggiungiamo lo zucchero ed il sale. Ti piace Ale, sì, vero? Impastare sì, soprattutto i dolci. Mettiamo l'uovo e lavoriamo ancora. Lo potremmo fare pure nel mixer, ma manco lo sporcate, pare. Certo, anche perché poi laviamo sempre noi. Quando noi siamo a casa con mamma, chi lava i piatti sono Eugenia e Alessia. Aggiungiamo la farina. E impastiamo. Appena il panetto è compattato, lo mettiamo nella pellicola e lasciamo riposare in frigo per qualche ora. Madonna, come si brava mamma! Per la crema mettiamo a scaldare il latte con le bucce di limone. In una ciotola mescoliamo le polveri, amido, zucchero a velo e sale. Mescoliamo bene e aggiungiamo i tuorli. Quasi a bollore togliamo le bucce. Spegniamo e versiamo il latte a filo. Che odorino! Rimettiamo sul fornello e facciamo addensare. Quando è addensata, spegniamo, trasferiamo in una ciotola. Molto buona. Io dietro le quinte devo assaggiare. Copriamo con pellicola a contatto e facciamo raffreddare. Una volta riposata, stendiamo la pasta frolla tra due fogli di carta da forno. Dobbiamo raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro. Madonna, mi state facendo proprio una bella figura! Una volta stesa, la mettiamo in uno stampo imburrato di 20-22 centimetri di diametro. Tagliamo l'eccesso, lasciamo un bordo un po' più alto, bucherelliamo. È abbastanza. Che Jenny è molto precisa, è la precisina di famiglia. Allora, noi abbiamo messo il riso, vanno bene i fagioli, i ceci.
inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per un quarto d'ora, 20 minuti. Sforniamo. E togliamo il riso. Bel profumo. Molto bella. Facciamola colorire ancora un minuto nel forno. Sì signora, è pronta. La facciamo raffreddare. Guardate che bella. Adesso prepariamo la meringa. Versiamo l'albume pastorizzato in una ciotola e iniziamo a montare. Quando l'albume è schiumato, aggiungiamo poco per volta lo zucchero. È pronta! Trasferiamo in una sacca à poche con bocchetta liscia o a stella. Insomma, come preferite. Sformiamo e la mettiamo su un'alzatina. Il corno era se la facciamo rompere. Io nel frattempo ho mescolato la crema fredda di frigo. Livelliamo. Decoriamo con la meringa che abbiamo preparato. Passiamo il cannello sopra le meringhe. Io già sono pronta per l'assaggio, senza riposo, senza niente. Siamo curiose. Vi volevo dire che se non volete mettere la meringa, potremmo sicuramente, non sarà più meringata, ma la possiamo decorare con la panna. Se non abbiamo il cannello, potremmo provare a passare questa torta così com'è, questa crostata, sotto al grill. Olè! Olè! Quasi quasi mi vedo se vi voglio una chef in camicia. Che bella! Pure lo strato di frolla, siete state brave. Vediamo. Chi assaggia? Tu, io. Tu. Ma dopo un giappone. Ha avuto una bella idea. Brava mamma, brava. La meringa ci sta benissimo. Il limone pure. Buonissimo. E mo non è che ci ha luccati che abbiamo mangiato la stessa forchetta. Mamma e figlia. No, così giusto. È troppo buona. Spero che vi abbiamo anche fatto passare qualche minuto in allegria. Ciao. Ciao. Mamma mia, veramente.